Era la notte della vigilia di Natale e tutte le persone erano felici. E anche io quella notte pensavo alle cose fondamentali che un essere umano si deve chiedere la notte di Natale. Secondo te è giusto dare il Buon Natale su Twitter? Lo so! Se lei lo trova giusto, sì! Se invece lei è il contrario, no! Bravo! Come mi piace la tua spiccata personalità! Grazie! Ricorda l'uccellino di Twitter! È come colomba della pace che reca lieta novella! Oggi nasce Gesù. Lui cominciò con 12 followers. E ora ne ha milioni! E chi non paga l'otto per mille sia defoluato! Bravo! Bene, io ho lavorato, eh. Ora, Sua Santità, se mi permette, vado che mi aspettano. Hai una santa cena? Veramente ne ho 60. Ho detto di sì a tutti! Antipasto con Monti, primo con Bersani, secondo con Fini, dolce con Montezemolo, caffè con Napolitano, caffè con Sallusti. Ama il prossimo tuo come la tua poltrona. Ah, sono solo. Nessun corpaccio in giro? Posso continuare in segreto la stesura della seconda edizione del mio libro su Natività? Caro pubblico, mettetevi tutti intorno al fuoco oppure sotto una calda coperta e aprite le vostre orecchie, perché questa è una notte speciale e la storia che segue riguarda tutti. È la storia di due bambini che avrebbero dovuto cambiare le cose. Due bambini nati lontano da qui, in Palestina. Precisamente in una capanna a Betlemme. Due bambini speciali, due capi, due re. Ma anche la capanna era speciale, perché era ambita da tutti. Infatti era l'unica casa di Palestina su cui non ci si pagava l'IMU, visto che era della chiesa. I due bimbi non nacquero al freddo e al cielo, perché la capanna era pure riscaldata, ma non dal bue e l'asinello, che già li ho tolti nel primo libro, ma da stufa moderna. Infatti la capanna era termoautonoma con impianto Pirelli, che così mi faccio pure il product placement. C'erano due coppie in dolce attesa. Andavano entrambe a partorire verso Betlemme, precisamente al centro. Ma una proveniva da una zona del centro-destra ed erano Silvio di Arcore e Daniela Santanchè. Uffa, Daniela, ma insomma, tu lo vuoi proprio fare questo erede? Sì! Ma perché mi porti a partorire fino al centro di Betlemme? Lì ci sono due brave infermiere. Tutte scuse, spilorcio! Non voglio due semplici infermiere, voglio le primarie! Pure tu! Oh, sono finito! L'altra coppia erano Massimo D'Alema e Rosy Pinti. Oh, maremma gravidanza! Sei sicuro che Betlemme è da questa parte? Certo, io non sbaglio mai direzione. Dopo la quercia lascia la sinistra e quando arriva ad un ulivo diritto verso il centro. Non puoi sbagliare. Che balla! Il nostro erede si chiamerà Angelina. Uffa, no! È un nome senza quid. Ma ce lo chiedono tutti. Sarà lui il tuo successore. Ma no, devo ancora comandare io il paese. Sono troppo giovane per andare in... pensione? No, in galera. E basta, Silvio, datti pace. Prendi esempio da quel mio amico Sallusti. Ah, un eroe. Che bello. Pierluigi non deve nascere nella periferia di sinistra come noi, ma al centro. Andiamo. Ma c'era un anziano re che non voleva fare nascere questi due bambini ed era sempre nervoso. Infatti si chiamava Ierode. Si dice in giro che debba nascere un bimbo che governerà al posto tuo. Sì, Ierode, bisogna impedire che ciò accada. Zitto, che qui anche le pareti hanno le orecchie. Oh, aspettatemi! Aspettatemi! Rieccolo, io questo figlio adottivo non lo voglio. Prima ci vuole rottamare e ora lo dobbiamo mantenere noi. Zitta, donna. I suoi genitori naturali gli hanno lasciato una dote immensa. Soldi? Meglio,
Voti! Maremma, cassaforti! Voti che poi useremo per far crescere Pierluigino! Sei un genio! Ma intanto che arriviamo, non si può levarselo dalle scatole, sto ragazzino rompipalle? Lui non ha paura della galera, lui! Senti, basta con questo Sallusti! Parli sempre di lui! Non è che questo bimbo lo hai fatto con lui? Io in fondo non ti ho mai toccata! Ma se mancherebbe! Io sono la casta! Anche io sono la casta! Anzi, tutti i nostri amici in Parlamento sono la casta! Eppure nessuno è incinta, Cribbio! Renzino! E dimmi, Madusa! Mi sono dimenticato a casa una cosa importantissima per te! Cosa? È la sciarpetta della Fiorentina! Oh no! Torno indietro a prenderla! Bravo! Ci vediamo a Betlemme, eh? Mare, Frigerio! Andiamo, che Pierluigino vuole nascere! Da che lo senti? Un'esagerata voglia di birra! Intanto la lieta novella si sparse tra i potenti della zona. Nel cielo, ci sono i segni della nascita di un bambino speciale che regnerà nel paese. Lo dicono le stelle. Ma che hai letto, Franco? No. Guardate! C'è la stella cometa! Seguiamola, ci porterà da lui! No, sono missili israeliani. Ok, allora andiamo. Io porto oro. Io incenso. Io spread. Da che parte andiamo? Guarda, un altro segno. Seguiamolo. Una cometa di rimbalzo. Intanto nel deserto le due coppie avanzavano a fatica verso la meta. Ecco, vedo un sondaggio che mi dà al 45%. È un miraggio. Dai, resisti che siamo arrivati. Oddio, vedo una mummia. È un miraggio? No, è Veltroni. Oh, porca miseria. Venite, siete arrivati! Da questa parte! Il centro non è lontano! È Betlemme! Le due coppie erano arrivate e si dirigevano al centro. Ma una entrò da destra e l'altra da sinistra e non si incontrarono. Il cammino per le due famiglie verso il centro si faceva sempre più faticoso. Fame e stanchezza diventavano sempre più incompenti. Santa Twitta Pronobis. Avanti! Un cioccolato caldo, Sua Santità? No, grazie. Nessuno deve sapere il contenuto del mio libro, se no mi rubano trama. Magari poi arriva un corvo, lo copia e lo passano a Vespa. Sono solo. Posso continuare a scrivere. Era sera tarda e Silvio e Daniela erano alla ricerca di un luogo di ristoro. Cribbio, che è stato? Un lupo del deserto? No, è stato il mio stomaco. Anche là dentro c'è il deserto. Ho una fame. Proviamo a fermarci in questa locanda. Buongiorno. Vorremmo mangiare. Asciutto. Allora possiamo ordinare. Fate schifo. Ma come vi permettete? Voi non sapete chi sono io. Noi vogliamo mangiare. Se volete mangiare, il piatto dovete prepararlo voi. Come sarebbe a dire? Vi inventate una ricetta e noi lo assaggiamo. Ma come? Noi siamo i clienti. Voi ora fate quello che dico io. Attenti che lui è Cracco, famoso per come tratta le uova. Ah, Cracco, uova? Allora è di Cracovia. No, ora voi cucinate. E se non ci piace? Vi eliminiamo. Subito. Spiegatemi, cosa dovrebbe diventare questo bambino che sta per venire al mondo? Dovrebbe diventare il nuovo re. Questi giovani di oggi non sono ancora nati e vogliono fare i re. Chiusi. Oh, mi domando che bisogno c'è di un nuovo re. Ci sono già io come re. Ma lei non è re. Scusami, ma il tuo commento era stato intercettato e quindi si può bruciare. Ierode, di nome e di fatto. Il viaggio era stato lungo e faticoso. Rosy e Massimino erano stanchi. Decisero di trovare un po' di riposo
presso un albergo lungo la strada. Certo, viaggiare in asino è davvero faticoso. La prossima volta prendiamo la barca. C'è nessuno? Che gridate? Sono qui. Che volete? E vorremmo una camera per la notte. Siete sicuri di potervela permettere? Non mi sembra un posto di lusso. Si sbaglia. Questo è un hotel 5 stelle. Penso che una camera per una notte possiamo permettercela. Beh, insomma... Sarà rimasto qualcosa del finanziamento pubblico. Allora mi dia questa camera, su. Come volete voi. Ecco fatto. Di che cosa si tratta? È una mia specialità. Una vecchia ricetta della casa. Chiusa. Gnocchette all'olgettina. Per me no, fa schifo. Anche per me è no. No, è una mappazza troppo assunta. Ora vi strappazzo come due uova. Fate schifo. Scappiamo, questi sono matti. Filiamocela. E ora cosa ci mangiamo? Dai, in fondo questo asino non era male. Ma adesso che l'asino non c'è più, su che cosa viaggiamo? Non ti preoccupare, ho già trovato un amico che ci può aiutare. Ha dei cammelli velocissimi. Cammelli velocissimi, cammelli testa rossa. Che schifo! Che cosa è successo? La camera è piena di insetti schifosi. Formiche. No. Blatte. No, tantissimi piccoli grilli. Ah, dei grillini. Sì, grillini. Ma è normale. Andiamo via. Signori, ecco un altro segno nel cielo. Ecco, andiamo verso quella direzione. No, di là. No, di là. No, di là. No, di là. Scusate, usiamo questo. E che è? Un sofisticato strumento che ti aiuta per raggiungere una meta con una voce che ti dà le indicazioni. E come si chiama? È un toc toc. E come funziona? È così. Toc toc. Salve, dove dovete andare? Di preciso non lo sappiamo. Allora vaffanculo. Toc toc. Salve, dove dovete andare? Sì, sappiamo solo che nasce un bimbo che sarà il nuovo re. Per trovare il nuovo re, girare alla prima duna a destra. Poi andare verso destra. Appena puoi girare a destra, insomma, tenete la destra. Grazie. Io non mi fiderei. Nel frattempo a Betlemme, anche Rosy e Massimo avevano fame. E anche loro si fermarono nell'unica locanda della zona. E anche loro dovettero inventarsi una ricetta. Come si chiama? Buonissimo. Panino con salsiccia alla brace. Buono. Scusa Rosy, puoi ripetere? Salsiccia alla... alla brace. Mai sentita. Dove hai imparato? Alle feste dell'unità, Maremma Zozzona. Secondo me ci si potrebbe aggiungere una salsa agrodolce con zenzero. Oh Grullo, ma te bestemmi. Il panino con salsiccia si mangia così. Al massimo con senape e peperoni. Maremma Zozzona. Per me si mangia così, asciutto. Va annaffiato con un boccale di birra. Maremma rutto libero. Fantastico, avete vinto. Rosy, che sarei senza di te? Daniele e Silvio, sopraffatti dalla stanchezza, decisero di riposarsi un po' presso un albergo della zona. Ma porca miseria, Cribbio! Che c'è? Non riesco a riposare! Questo letto fa schifo! Vado a parlare con il direttore! E questo sarebbe un albergo a 5 stelle! Certo che è un albergo a 5 stelle! Ma avete dei letti che non valgono neanche mezza stella! Fanno schifo! Fuori! Ma cosa ha detto per farci cacciare? Lui mi ha chiesto che lettone avrei voluto! E tu che gli hai risposto? Il lettone di Putin! Altro che re! Con te metterò al mondo un buffone! Oh! Questa storia che sta per nascere il nuovo re dei re mi manda al manicomio, mi manda. Quant'è vero che mi chiamo Ierode, organizzo la strage dei colpevoli. Degli innocenti, la strage degli innocenti. Ma quali innocenti e quali innocenti? Qua il più pulito c'ha la rogna. Tra peculato, corruzione e concussione non ce n'è uno che non abbia qualche precedente. Ierode, di nome e di fatto.
Maremma palestinese, qui fa più freddo che in cima all'abetone. E ora dove si dorme? Beh, possiamo trovare qualcosa last minute su internet. Ma se non l'hanno ancora inventato internet, maremma imbecille. Ah, ecco perché non trovo il mio tablet. Ma ancora non l'hai capito che siamo nell'anno zero? Mi avete chiamato? No, ma saprebbe indicarmi un posto dove dormire? No. Arrivederci. Mi aiuti, la prego. Mia moglie è in pieno travaglio. Mi avete chiamato? No, cerchiamo solo uno con delle case in più per ospitarci. Mi avete chiamato? Quanti siete? Non lo vede? Siamo in due. Ma lascia finire a parlare. Magari avete un figlio adottivo che poi arriva di nascosto la notte e scrocca un posto letto. No, no, siamo in due, tranquillo. Il grullo si sarà perso per strada. Maremma desertica, oh, dove sono? Mi sa che ho risbagliato strada. Che succede, viandante solitario? Mi sono perso. Sai, anch'io sono perso. Si vede, sai. Dove stavi andando? Il mio babbo e la mia mamma adottiva mi hanno detto di tornare a casa a prendere la sciarpa della mia squadra di calcio del cuore, la Fiorentina. Ti piace il calcio? Lo sai che c'è il derby tra il Real Palestina e l'Atletico Israele? Davvero? E allora andiamo! Quando? Adesso, dai! Mettiamoci in viaggio! Beh, io sono sempre in viaggio. Senta, stia sereno, siamo solo noi. Non c'è un posticino dove posso riposarmi un po'? Sono in travaglio. Mi avete chiamato? No! No! Fattoria Macchia di Sernia, 200 metri quadri, 3 bagni e l'aia per le galline. Ve la posso affittare per 200 euro. Al mese? A notte. Ma non abbiamo soldi, maremma poverelle. Carpinone, attrezzeria, 25 metri quadri, finamente ristrutturata con bagno esterno e 4-5 metri quadri coltivati a patate. Vabbè, ho capito. La ringraziamo comunque. Benafro, monolocale. Grazie. Mondellero di bisaccia, divano letto a casa di mia sorella. E basta, maremma pesantezza. Ora lo picchio. Immobiliare di Pietro. Se non ti affida a me, te lo pigli nel... ci siamo capiti, no? Naccilo peperù. Fermiamoci. Sì, prendiamoci una bella rustichella. Occhio ai portafogli, che qui è pieno di terroni. Lavavetro? No, grazie. Fazzoletti? No, grazie. Polenta? No. Da noi a nord questi non ci sono. Hai ragione, sono invadenti. E poi vendono cose tarocche. Signori, volete accattare un orologio? Un cellulare? No. Un DVD di Gigi D'Alessio? No. Un asinello? È roba originale. Bobo, ma io... Oh, è con l'H o senza H? No, grazie. Daniela, dai, non ti buttare giù. Tu non lotti per me, lo so! Tu dovevi arrabbiarti con l'albergatore, picchiarlo, ucciderlo! Sì, così poi è la volta buona che vado in galera. Tu non sai com'è, Sallusti! Che palle! Ehi, c'è un viandante. Gli chiedo se conosce un posto dove farci dormire. Viandante! Viandante! Sei venuta a Canossa! Ma quale Canossa? Non siamo a Betlemme! Questi sono odori imbecilliti! Viandante, per caso le conosce un posto dove possiamo trascorrere la notte? Pagando, si intende. No! Il prezzo per me non è un problema! Ce l'ha un posto dove sistemarci? Io sono un appartamento a Monte Carlo, ma è occupato da mio cognato! E neanche loro trovarono riparo per la notte. Questo vento è più di Fabio Volo! Sempre se qualcuno non mi ruba l'idea. Controlliamo di non essere spiato da Corfo. Qua non essere nessuno. Qua neanche. Bene, posso ricominciare a scrivere. Dove essere penna? È di là. Dov'è che ero rimasto? Nella notte buia e scura, Rosy e Massimo videro un luogo dove potevano trascorrere la notte. Maremma industriale, un fabbricato. Beh, potremmo passare la notte lì allora. Mi mette un po' paura. Ma non fare l'esagerata, cosa vuoi che ci sia di strano? Ma la neve come tocca terra diventa nera. Ma nera, grigia. Maremma inquinata, andiamo via.
Io che non ce lo faccio nascere, Pierluigino mio. Ma perché no? I padroni dell'Ilva a Pierluigino gli hanno già fatto il regalino per la nascita. Una catenina? No, gli hanno dato 98.000 euro per i suoi studi. Ho detto di no, si va via, c'è puzza. Puzza? Ma diciamo che è diversamente profumato. Mentre Rosy e Massimo se ne andavano, l'altra famiglia si avvicinava da un'altra direzione, non accorcendosi della presenza della prima famigliola. Ma la puzza era la stessa. Cribbio, ma qui c'è una puzza che, come direbbe il mio amico Emilio Fede, manco rubi. Oh, ci saranno le terme solfora. Ma quali terme? Andiamocene via. Ma io sono stanca e Angelino spinge per nascere. Ah, sono in pieno travaglio. Ma avete chiamato? Ah! Io non la chiamerei neanche a fare il pubblico a Forum. E poi Silvio, dai, non te la ricordi? Noi dall'Ilva abbiamo preso bei finanziamenti. È un po' come fosse casa nostra. Forza, lavorate! Che se lavorate sposto la produzione in Serbia e vi faccio morire di fame. Ma noi ti facciamo causa. Sai che veni in pippa a me dei giudici? Ma lo sai chi sono io? Marchionne! Chi siete voi? Siamo i Re Magi, Gaspare, Baldassare e moi, Melchiorre. Scusate se non perdo tempo inconvenevoli, ma ho un problemino da risolvere con questi morti di fame. Aiuto! Ci fa male, fermatelo! Il nuovo re non prenderà il mio posto. Farò sparire tutti gli infanti di Palestina. Ma Erode non può fare una cosa del genere. E perché no? Affacciatevi e guardate. Avete preso la decisione di dare fuoco agli infanti? No! Alle intercettazioni di quando ho preso la decisione. Genio di un Erode. Adesso siamo arrivati al clou della storia. Natività. Ma prima controllare. Il corpo potrebbe essere ovunque. Ora io tranquillo. E fu così che le nostre due coppie giunsero insieme di fronte ad una grotta abbandonata, al freddo e al cielo. E qui cominciarono problemi. L'abbiamo vista prima noi questa grotta, aspetta a noi! Non essere egoista, eh? Non è democratico! Senti, facciamo un accordo. Questa grotta è grande per tutti e due, facciamone una bicamerale! Sì, anzi no, comunista! Sei solo un piazzista! Il mio bambino! Massimo, ecco il tuo erede. Che bello! Già me lo immagino che diventerà come me. Andrà in barca, farà i ciuci. Bello il ciucione di papà. Pinni, 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 pinni. Gli mettiamo il ciuccio? Beh, casomai l'inciuccio. Ma che c'ha le colichette? Ma no, è profumo di sinistra. Silvio, ecco il tuo arado. Cribbio, fa veramente schifo. Gli manca il quid. Mettilo in una cesta e gettalo a mare. Papà, non mi ci buttare a mare. Non so nuotare. Ma come no? È una vita che dico che sei il mio delfino. Oh, nessuno si azzardi a dire che questo è mio figlio. E che diciamo? Ma devo insegnarvi tutto. Che è un nipote di Mubarak. E chi sarà il nuovo re? Uè, uè, uè! C'è qualcuno che mi dà la tettarella? Chiamate SOS Tetta! Nel frattempo, fuori dalla grotta, si era radunata una folla di gente. Pastori! Ma che c'è che io con la pastorizia? Ormai ho abbandonato i campi, ho investito nel mattone, nel settore immobiliare. Imprenditori! Che la stella cometa ci guidi verso la Terza Repubblica! Professori! Devo tagliare il cordone ombelicale. E che faccio, taglio? E tutti cercano di capire chi dei due bambini è il salvatore. Guardate che è lui il re! No, sono io! Sono l'unto del Signore, non vi ricordate? Ma nessuno riusciva a scegliere. E mentre tutti litigano, ecco arrivare Erode, con un curioso fagotto in crempo. Fatemi passare! Basta con questa gazzarra! Cos'è questo presepe vivente? State disturbando la santa notte della Repubblica! Erode, veramente noi
A noi cosa? Basta! No. Basta! Portate via queste vostre creature! Non le voglio più vedere! Erode, la gente ha bisogno di un re! E glielo do io il re! Un bel bambinello tecnico! Mi piace! Zitti, che adesso parla! Ora pagate l'IMU sulla grotta! E vissero tutti felici e contenti! Ho fatto storia perfetta. Spero proprio di non aver dimenticato nessuno. Chi è? Siamo i re magi. Hai dimenticato noi al centro di Betlemme. Ma vabbè, oramai ho chiuso storia. Vabbè, io cancello Befana. Ma come? La Befana? Ma i bimbi ci rimarranno malissimo. Ma chi se ne frega di Befana? Che c'ha pure le scarpe rotte. Mica ultimo modello Prada. E vissero tutti felici e... Chi è? Osentità! A noi ci ha lasciato affogare in mezzo al deserto! E lì dovete rimanere! Oh, adesso è finito veramente! Ma non è possibile! E tu chi sei? Sono Alfano! Dovevo essere il nuovo re! Il mio personaggio come evolve? Adesso finalmente è finita! E buon Natale a tutti voi e alle vostre famiglie! Dove credevi di andare, dilettante? Ah, brucia! Tu fatto foto a me, io fatto foto a te. Solo che il mio flash molto più forte. Adesso è proprio finita. Forse, Cribbio.